Con Trabocchi Line al mare si va in treno, 20 corse dedicate ogni giorno alla magia delle spiagge della Costa dei Trabocchi, con fermate intermedie nelle principali località della costa, in circolazione fino al 13 settembre. Raggiungere comodamente le magiche spiagge della Costa dei Trabocchi, spingersi lungo l'intero percorso della pista ciclopedonale che scorre adiacenti al tracciato ferroviario per godere di una vista mozzafiato sui Trabocchi di San Vito e Fosse Cesia, i faraglioni di Ortona, la riserva naturale di Punta Derci, i promontori di Punta Acquavella e Punta Ferruccio. Diventa possibile ogni giorno fino al 13 settembre con Trabocchi Line, la nuova idea di viaggio di Trenitalia Abruzzo e Regioni Abruzzo, fino a 20 corse giornaliere di andata e ritorno, tutte green, che collegano direttamente le tre stazioni di Pescara a quelle di questo suggestivo ed incantato tratto della costa abruzzese. L'iniziativa è stata presentata dall'assessore regionale Mauro Febbo, dal sottosegretario alla presidenza della Giunta Umberto D'Annunzio e da Marco Trotta, direttore regionale Abruzzo di Trenitalia. È una nuova iniziativa che Regione Abruzzo insieme a Trenitalia mette a disposizione dei cittadini e dei turisti. Si aggiunge ad alcune iniziative che avevano visto già la nascita del mese di giugno. Questa in particolare permetterà di collegare la città di Pescara con Termoli attraverso tutte le fermate che sono lungo la direttrice, e così permetterà di godere delle nostre bellezze, di effettuare delle escursioni in bicicletta o a piedi e di gustare le qualità enogastronomiche del nostro territorio. Questa iniziativa nasce perché Trenitalia è sempre più legata al territorio e vuole valorizzare quello che è il turismo di prossimità. Un'iniziativa voluta dall'assessorato ai trasporti in collaborazione con l'assessorato al turismo, che ha lo scopo di mettere a disposizione dell'utenza uno strumento verde che possa permettere di immergersi all'interno delle bellezze della famosa Costa dei Trabocchi, nonché godere della funzionalità della Via Verde, oggi eccellenza di ciclopedonabilità nazionale. Già attivo il servizio, fino a 20 corse giornaliere di andata e ritorno. Ripeto, un'iniziativa che vuole andare nella direzione della mobilità sostenibile, interconnessa e connessa a quelle che sono le bellezze turistiche della nostra terra.